Quarta notte di tensioni a San Didero, in Val di Susa, nell'area dove si sta realizzando il nuovo autoporto. Oggi le manifestazioni in OTAV con i sindaci valligiani. Buon pomeriggio, ancora tensioni a San Didero in Valle di Susa. I manifestanti in OTAV si sono dati appuntamento al nuovo cantiere dell'autoporto che rientra nel progetto di costruzione della Torino-Lione. Sul posto per noi c'è la nostra inviata Caterina Cannavà. Sì, si annuncia davvero un'altra giornata di tensione qui, almeno a giudicare dalla mobilitazione delle forze dell'ordine che abbiamo incontrato, numerosi posti di controllo e anche soprattutto davanti al cantiere dove ci troviamo, questo cantiere che è al centro appunto delle proteste. Già un'anteprima c'è stata la notte scorsa, pietre e bombe carta lanciate da alcune decine di no-TAV ai quali la polizia ha risposto con i lacrimogeni. È stata un'ennesima notte di tensione, ma tutto era già cominciato in sostanza lunedì scorso, quando nella notte il TELT ha sostanzialmente preso possesso di questo nuovo cantiere, il cantiere dell'autoporto tra San Didero e Bruzzolo, dove sorgerà appunto l'autoporto al posto di quello di Susa. Susa invece sorgerà la stazione internazionale della TAV. Lo abbiamo detto, dunque molta polizia, molti carabinieri e tutto è pronto per oggi pomeriggio, quando alle 15 i sindaci di questi due paesi che si sono detti e che hanno protestato perché non erano stati avvisati dell'arrivo delle ruspe, ebbene loro parleranno in questo incontro con la popolazione insieme agli esperti sull'impatto ambientale del cantiere. Poi dalle 17.30 vedremo che cosa succederà, l'appuntamento è nel piazzale delle acciaierie, ma cercheranno di arrivare qui davanti, ma come vi dico, a giudicare dalle forze dell'ordine, vi faccio vedere giusto un'ultima occhiata giusto per capirci, insomma, difficilmente riusciranno ad arrivarci. E da qui è tutto.